Ma lo sapete che tutti noi, quando diventiamo cristiani, riceviamo come bonus d'ingresso in questa nuova meravigliosa vita un avvocato d'ufficio? È vero, ne parliamo dopo. Benvenuti tutti quanti alle letture, al commento di oggi, lunedì 6 maggio. Ormai il tempo sta migliorando, vediamo che l'estate si avvicina, almeno non so voi dove abitate, però anche se ogni tanto ci sono sempre queste giornate piovose, però il sole splende, il sole sta arrivando e questo è veramente bello, quindi ringraziamo il Signore per ogni giorno che ci viene dato, anche se non c'è il sole, però se c'è il sole è ancora meglio. Così fa il cristiano vede le bellezze, le piccole premure di Dio nella vita, nella natura, quotidiane, e le sa apprezzare. Comunque, oggi le scritture ci offrono intanto i viaggi di Paolo e Sila, quindi ancora una volta la Chiesa che cresce. Dopo la risurrezione di Gesù, vediamo come il Vangelo, dopo la Pentecoste, inizia a diffondersi con potenza e tramite Paolo, che prima era Saulo di Tarso, lo sapete, dopo la sua grande conversione, inizia a diffondersi non solo tra gli ebrei, ma anche tra il mondo gentile, tra coloro che erano lontani e che addirittura si pensava prima del Concilio di Gerusalemme che non fossero veramente inclusi nel piano della salvezza di Dio. Paolo e Sila vanno a Filippi e quando escono dalle porte della città per andare a un incontro dove c'erano alcuni neocredenti, incontrano queste donne, tra cui Lidia. Ed è bello perché questa Lidia, che era una commerciante di porpora, veniva dalla città di Tiatira, una città lì vicino. E questa donna, appena li ascolta, si converte completamente, li ospita a casa sua. E nel giro di poche ore tutta la sua famiglia dice che si converte. Potentissimo. Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa. E ci costrinse ad accettare. Questa è la testimonianza di Paolo. E ci costrinse ad accettare. Che bello quando incontri il Signore veramente. È come se trovassi una perla preziosa, quindi la desideri a tutti i costi, sei disposto a tutto perché finalmente, dopo tanti anni in cui cerchi qualcosa di vero nella vita, vedi questa perla preziosa, il Vangelo, qualcosa che ti apre gli orizzonti del trascendente, ti fa vedere qualcosa che va al di là di questa vita e che dà senso a tutto quanto. Voi avete trovato quella perla preziosa, davvero preziosa. Bene, e di queste conversioni familiari ne parleremo anche tutta la settimana, ci saranno altri casi molto belli, però quello sul quale volevo soffermarmi è appunto questo bonus che il Signore ci fa, cioè quello di avere un avvocato d'ufficio. Perché? Perché nel Vangelo di Giovanni Gesù introduce una persona e la chiama il Paraclito. O Paracleto, quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Attenzione, qui per la prima volta Gesù dice ai suoi discepoli: guardate che io a un certo punto me ne andrò, ma non abbiate paura, non siate tristi perché Dio vi manderà il Paraclito, e usa questo termine, Giovanni, dal greco Paraclito, che significa letteralmente chiamato vicino. E sarebbe tradotto un po' come il consolatore, l'assistente, l'aiutante, ma è un termine che si utilizzava soprattutto e che ha significato in ambito giuridico, è in sostanza l'avvocato difensore. Quando c'è un caso a livello giuridico, un processo, tu puoi avere un avvocato difensore, qualcuno che ti viene vicino e che ti difende, che dice al giudice: guardi che lui però non ha fatto questa cosa qua, lui aveva le sue buone ragioni per questo. Un avvocato, ecco, lo Spirito Santo, che non è una cosa,
Non è uno spirito fluttuante, ma è una persona, la terza persona della Trinità. E qui ci viene fatta una rivelazione da parte di Gesù teologica incredibile. È colui che ti difende quando? Quando vieni accusato. Accusato da chi? Da chi? Dal nemico. Noi abbiamo un accusatore, il diavolo, che è pronto e desidera semplicemente che la nostra anima si allontani da Dio, che il nostro spirito, spirito dei figli di Dio, muoia sotto la colpa del peccato, sotto il peso delle nostre mancanze, che lui provoca e che noi ovviamente lasciamo che abbiano effetto su di noi affinché ci distacchiamo da Dio eternamente. E Gesù ci dice che non è Gesù che è lì a dire, ma no, guarda, padre, ma è lo Spirito Santo che opera questa azione da difensore nella nostra vita, che è lì pronto a proteggerci, ad assisterci, a guidarci, a liberarci, a giustificarci anche. È lo Spirito Santo. E in tutta questa settimana Gesù ci parlerà dello Spirito Santo come la figura fondamentale per la nostra fede. Vi voglio dire una cosa, se non ci fosse lo Spirito Santo, voi non sentireste nel cuore amore per Gesù, non sentireste neanche il desiderio di essere salvati, non avreste minimamente percezione di un Dio amorevole che è Padre nel cielo, per noi sarebbero come i non credenti, una cosa lontana, astratta, è solo lo Spirito Santo vicino a te che ti fa sentire attrazione verso Dio, che come a San Paolo gli ha fatto cadere le squame dagli occhi e gli ha fatto vedere colui che perseguitavo come il suo Salvatore. Solo lo Spirito Santo fa questo. Oh Spirito Santo, grande sconosciuto, perdonaci. A volte veramente non comprendiamo quanto Lui è tutto. Lui è il centro di tutta la nostra fede. Ed è una persona da abbracciare, amare, da adorare. È l'Iddio onnipotente, silenzioso, discreto, non è mai davanti, ma si mette dietro, ma è fondamentale. È colui per cui tutta la nostra fede ha senso. E lo conosceremo in questa settimana, anche avvicinandosi poi a Pentecoste che avverrà tra pochi giorni. Bene, con questo però io per il momento vi saluto con l'augurio che possiamo iniziare a parlare allo Spirito Santo, al nostro avvocato, e dirgli aiutami, Spirito Santo, difendimi. Quando arriva, la tentazione, le frecce del diavolo, proteggimi, Spirito Santo, illuminami, aiutami, rafforzami, fondimi, plasmami, quanti bei canti allo Spirito Santo. Bene, questa settimana la dedichiamo a lui, allo Spirito Santo. E allora vedremo meraviglie. Ma noi per il momento ci salutiamo. Vi incoraggio a iscrivervi a questo canale se non l'avete già fatto, a mettere like, a condividerlo con i vostri amici affinché il Vangelo del Regno avanzi più forte che mai. Ma noi ci vediamo domani. Vi voglio bene. Che Dio vi strabenedica.